Bentornati cinici, oggi voglio inaugurare la mia miniserie dedicata al complottismo più becero. Perché no? Dai ragazzi, è un modo come un altro per riempire i vuoti della cinquantena con qualcosa di intrigante. È un gioco, come raccogliere tessere di un puzzle di cui non si conosce il disegno finale, metterle insieme, vedere se si incastrano e poi osservare cosa viene fuori. Proviamo a dipingere qualche scenario. La domanda alla quale voglio dare risposta è la seguente: è plausibile pensare che, approfittando della pandemia, si possano mettere in campo iniziative in realtà mirate ad una sostituzione deliberata di sistema politico, sociale ed economico? Visto che il materiale che ho messo su è abbastanza corposo, ho pensato il contenuto come una miniserie a puntate, che potrai visionare in questo modo con tutta la calma di questo mondo, e così soprattutto non abuserò troppo della tua pazienza. A cominciare da oggi, pubblicherò un video al giorno in modo che tu possa visionarli nel giusto ordine, e in questi video parlerò delle fasi che hanno accompagnato e stanno accompagnando la situazione italiana. Parlerò poi anche dei possibili sviluppi futuri ed infine mi occuperò dello scenario più generale, lo scenario geopolitico. Cynicus, la serie prossimamente su Netflix. Prima di iniziare però un paio di avvertimenti, perché non voglio assolutamente essere frainteso. Primo, io sono un libero pensatore, pertanto sono scevro da qualsiasi posizione politica di parte di qualsivoglia natura. La caciara politica a me non interessa nella maniera più assoluta. In questo canale io mi pongo come un osservatore super partes. Non sono qui a dividere il mondo in buoni e cattivi, ok? Rimettiti pure le etichette in tasca, perché con me non ti servono. La discussione è comunque aperta a chiunque voglia dire la sua, sempre nell'ambito di educazione e cortesia. Il cinismo è ammesso e ben accetto. Secondo avviso, anzitutto il mio più sentito cordoglio a tutte le vittime innocenti di questa pandemia. Mi capiterà poi di citare nel corso del video alcune categorie di lavoratori che ho inserito nell'ambito però più ampio della narrazione, che sono i medici, le infermiere, i ricercatori. In questo caso, soprattutto, non voglio essere frainteso. A queste persone va tutto il mio assoluto rispetto. Ma adesso sigla! Cos'è un golpe? Un golpe è un cambio violento, premeditato di sistema politico, sociale ed economico, conosciuto oggi anche con il nome più moderno di regime change. Come funzionavano i cari vecchi colpi di Stato, figli del Novecento, quelli tipo Argentina o Cile nei mitici anni 70? Funzionavano così, grosso modo. Ti svegliavi al mattino con i carri armati per le strade. Il coprifuoco, guai a mettere il becco fuori casa a meno di non volersi prendere una palla in fronte. Il presidente prontamente ucciso, il Parlamento tutti arrestati dai militari che solitamente andavano a formare una giunta governativa che avrebbe sostituito il precedente sistema democratico. Fin dal primo giorno, i dissidenti, giornalisti, attivisti politici, sindacalisti, avvocati difensori dei diritti civili, poeti, scrittori, intellettuali, tutti coloro che non erano allineati e preventivamente già inseriti in apposite liste, venivano prelevati a forza nel cuore della notte dagli squadroni della morte per andare a concludere le loro brillanti carriere in qualche fossa comune nel deserto. Giornali, radio, televisioni chiuse, in funzione solo i canali informativi della giunta militare. Divieto assoluto di assembramento di più di 3 persone alla volta. Coprifuoco, quindi tutti chiusi in casa. L'esercito per strada, la polizia a controllare. Informazione a senso unico. Omologata ai diktat della giunta militare. Le voci dissidenti prontamente rimosse. Divieto di assembramento per più persone alla volta. Sì. Ti viene in mente qualcosa? Un senso di déjà vu? Sicuramente mi sbaglio, ma sto intravedendo delle similitudini inquietanti con la situazione italiana attuale. Situazione simile non significa uguale.
simile e uguale sono due cose diverse, ok? Non dimentichiamo questo aspetto. Il metodo classico del golpe sudamericano è considerato ormai obsoleto perché era grezzo, troppo violento, sanguinario, roba di macelleria di bassa lega, roba del secolo scorso. Oggi non è più necessario ricorrere alla forza bruta per modificare un sistema politico, sociale o economico. Mi sono posto una domanda. In quanto cynicus, come faresti a cambiare un sistema politico e sociale? Mi sono dato la risposta e ti rispondo che sfrutterei un evento improvviso e violento, che so, una pandemia, uno a caso, per agire sui comportamenti tipici delle masse quando si trovano di fronte a tali eventi e volgerli a mio favore. I vari stadi della reazione delle masse di fronte alle pandemie o questo genere di eventi sono stati studiati e sono quindi prevedibili. Generalmente si dividono in incredulità, negazione, panico, rabbia, presa di coscienza, rassegnazione. Io gestirei queste fasi in sequenza e nel più breve tempo possibile per fare in modo di mettere le masse di fronte al fatto compiuto senza dargli il tempo o la possibilità di reagire razionalmente, rassegnandosi così all'inevitabilità delle soluzioni successivamente proposte. Personalmente ho suddiviso questo fenomeno in 6 fasi distinte, ad ognuna delle quali dedicherò un video. Gli ultimi 2 video sono dedicati alle fasi ancora in divenire e alla visione geopolitica generale. Basato quindi la mia analisi sugli accadimenti degli ultimi mesi. Prima fase, lo shock. Il ragionamento, nel senso stretto del termine, non trova spazio nella mentalità collettiva, guidata dall'impulso, dall'abitudine o dall'emozione. Edward Bernays, che possiamo considerare come l'inventore della propaganda e della pubblicità moderne, ci insegna che la capacità razionale del singolo individuo si va a diluire all'interno di una massa, fino a scomparire, lasciando libero lo spazio alla pura e semplice emotività. Il primo passo quindi è approfittare o creare un forte shock emotivo. Questo lo si può fare sfruttando momenti di crisi che possono essere naturali, come ad esempio una pandemia, oppure approfittare di crisi fatte percepire come tali in maniera artificiosa. A volte poi è sufficiente anche solo lasciare che una situazione di per sé estremamente delicata si vada a incancrenire da sola fino ad esplodere, agendo prontamente sui suoi effetti abbastanza prevedibili. Gli esempi anche nella storia recente non ci mancano di sicuro. Una crisi finanziaria improvvisa, violenta e globale fu utilissima quando si vollero imporre politiche economiche e sociali altrimenti inaccettabili, come l'austerity, il pareggio di bilancio in Costituzione, i tagli ai servizi pubblici, oppure trattati internazionali capestro. Oppure si può approfittare di situazioni che si sa già potenzialmente esplosive, le si lasciano deliberatamente correre e poi, quando inevitabilmente andranno a deflagrare, come l'11 settembre ad esempio, raccoglierne i frutti. L'11 settembre lasciò letteralmente gli americani a bocca aperta e gli occhi spalancati, tipo totano, shock. Lo scopo di tutto questo è di annichilire la capacità razionale delle masse per imporre successivamente scelte politiche, sociali, economiche, altrimenti inaccettabili in condizioni normali, proponendole come la soluzione assolutamente inevitabile. Dopo l'11 settembre furono messe in atto e imposte leggi speciali che mai gli americani avrebbero avallato perché fortemente lesive dei loro diritti fondamentali. Leggi che, proposte in origine come temporanee, divennero poi definitive e offrirono la giustificazione a 18 anni di guerra in mezzo mondo con guadagni stellari per svariate migliaia di miliardi per l'industria della difesa americana. La crisi finanziaria del 2008 ha permesso a paesi come Francia e Germania, con sistemi bancari marci, di potersi rifinanziare a discapito delle economie più deboli, su cui scaricare tutte le spese, come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Italia. Quindi, per sfruttare
al meglio una crisi vera, reale o fatta percepire come tale e sfruttare l'onda emotiva che va a investire le masse conseguente alla crisi, si ricorre a una tecnica di manipolazione di massa conosciuta come finestra di Overton. Come funziona? Funziona così. Una cosa ritenuta prima impossibile, inaccettabile dalle masse, viene presentata usando la propaganda e tutti i suoi mezzi a disposizione, con un bombardamento mediatico massivo, viene presentata, dicevo, come in fondo una conseguenza logica, come plausibile. Infine, quando le masse sono ben cotte e giunte alla fase di rassegnazione, verrà proposta come l'unica alternativa possibile, la soluzione. Oggi ci troviamo di fronte ad una pandemia, qualcosa di invisibile, maledettamente reale, che uccide per davvero e senza pietà, giunta improvvisa, quasi da un giorno all'altro. La gente che fino a pochi giorni prima conduceva la propria vita serena e tranquilla, andava a farsi gli aperitivi sui Navigli o in Piazza Vittorio a Torino, si ritrova come per incanto a morire dentro ospedali intasati di pazienti. Improvvisamente tutti abbiamo realizzato di essere circondati da un male oscuro, invisibile, e presto ci siamo ritrovati agli arresti domiciliari con un coprifuoco in atto. Ah no, si chiama quarantena, scusate. Annichilimento della sfera razionale, in una parola, shock. Ma lo shock da solo non basta, è solo il primo passo, la prima fase, la scintilla iniziale. Il prossimo passo sarà la gestione dell'emotività delle masse per rendere poi successivamente plausibili quelle scelte politiche altrimenti inaccettabili. Bisognerà quindi gestire l'emotività scaturita dallo shock, che vedremo nella prossima puntata.